Salve a tutti. Oggi sono venuto a farmi un giretto in montagna. Guardate che bel posto qua. Ok. Risponderò al commento di Lila. Il discorso delle chiusure, sapere dove tirare per chiudere. Cara Lila, io le chiusure ho cominciato a farle e a spiegare quali sono, però fare un video solo sulle chiusure è un po' difficile. Ne sto facendo piano piano, andrò avanti, sono arrivato al 140 mi sembra, e pian piano scenderò chiaramente i numeri più piccoli, magari per chi all'inizio è più importante, magari partirò da sotto e tornerò, cioè da 40 andrò su, insomma, in maniera che potete vedere tutte le varie chiusure. Sì, perché è un po' complicato il discorso. Io vedo che molti non vedono i video sulle chiusure, ma se uno vuole giocare bene a freccette, fondamentalmente deve impararsi tutte le chiusure a memoria. Questo è il discorso. E non c'è nulla da fare. Se uno vuole diventare forte, deve sapersi le chiusure a memoria, perché sennò si impantana e poi rischia di perdere la partita. Quindi è importante. Quindi, cara Lila, piano piano le farò tutte quelle sulle chiusure, vai a vedere. Chiaramente, quando saranno più basse, spiegherò bene dove tirare, se si sbaglia, che cosa fare per sistemarsi. Chiaro che su 140 quella è la chiusura, devi provare a farla, poi se non ti viene giro dopo sistemi. Questo è il succo del discorso. Bene, oggi vi lascio e vado avanti, perché qua siamo in montagna, oggi mi rilasso. Ho fatto già una bella passeggiata per il bosco. Adesso sono sul lago di Cava del Prede, un gran posto, venite a vederlo se siete da queste parti, da parte di Tarvisio. Cava del Prede è un bel posto da visitare, il lago di Raibe è fotonico. Saluto a tutti.